Benvenuti ragazzi, sono Rapo, bentornati sul nostro canale. Oggi vi porto un video su come creare delle verniciature speciali su GTA V. Bene, queste verniciature, non so se tutti lo sanno, ma sono delle verniciature rare. Consistono in un mix di verniciature metallizzate e verniciature pearlescenti. Poi a fine video vi lascio anche il glitch su come mettere delle verniciature pearlescenti sulle verniciature opache, dato che in teoria si potrebbero mettere solo sulle personalizzate. Comunque questo fine video. Passando alla prima verniciatura, questa verniciatura è una verniciatura che è come la pelle di serpente, quindi dovete scegliere come colore principale il metallizzato argento pietra e come colore pearlescente dovrete scegliere il verde lime. E come vedete dà questo effetto che sembra quasi la pelle di serpente o comunque un qualcosa che si aggira verso quel colore. Il secondo colore è un colore d'oro praticamente, quindi la vostra macchina con i riflessi dei raggi del sole diventerà appunto dorata. Dovete scegliere come colore metallizzato il colore bronzo, mentre invece come colore pearlescente il colore giallo racing. Il terzo colore è uno dei miei preferiti e si crea con il colore metallizzato viola shafter, o come si pronunci, non ne ho idea, e come colore pearlescente dovete scegliere il rosa. La prossima verniciatura è veramente un qualcosa di speciale, non so veramente a cosa somigli, ma comunque si fa coi colori metallizzati verde mare, mentre invece come colore pearlescente dovete scegliere il giallo racing. Il giallo racing è uno dei colori che vi darà tutte queste texture speciali e come vedete è veramente molto bello. Anche in questa verniciatura dovrete usare il colore metallizzato verde mare, mentre invece come colore pearlescente dovrete utilizzare il rosa e come vedete darà questo effetto veramente molto bello alla vostra auto. Ecco qui la mia verniciatura preferita sull'argentoro, che sarebbe la verniciatura dedicata al film E-tron, dato che è praticamente uguale. Come colore metallizzato principale dovete scegliere il colore grafite, mentre invece come colore pearlescente dovete scegliere un blu profondo. Come vedete qui aggiungo anche delle minigonne blu profonde e se volete, io adesso ho il colore dei cerchioni nero carbonio, ma se volete potete mettere il colore dei cerchioni blu profondo per avere una vera e propria macchina E-tron. E come vedete l'effetto finale è veramente un qualcosa di straordinario secondo me. Questo glitch per mettere la vernice pearlescente sulla vernice opaca è veramente molto semplice. Non vi resta che andare allo Santos Custom e andare su targhe e cambiare targa, mettere la targa che costa di meno, comunque quella che volete, basta che sia diversa da quella che andrete ad usare a macchina finita. Una volta fatto ciò andate sui colori opachi e mettete il colore sia primario che secondario che volete. Una volta fatto ciò non vi resta che andare su metallizzati. Dovete andare su metallizzati dove c'è la selezione dei colori, premere 3 volte B abbastanza velocemente, andare su targhe e rimettere la targa che voi volete auto finita. Una volta fatto ciò, se andate su opachi non avrete problemi, scusate, se andate su pearlescente non avete problemi a mettere il colore pearlescente sul colore opaco. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso vi lascio un attimo vedere com'è questa Subaru.
Intanto colgo l'occasione per dirvi che tra veramente pochi giorni, quindi quando Ghostwriter finalmente darà gli esami per i debiti, tornerà anche lui a fare video sul canale. Quindi ragazzi, aspettatevi più video, dato che ora li ho fatti solo io e quindi ho messo più o meno un video ogni 3 giorni. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e niente, rimanete sintonizzati sul canale per vedere prossimi video. Bella!